Ciao, sono Ambra e benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi mi sono messa nella cameretta degli ospiti, che poi è la mia seconda camera quando ho lo sdoppiamento di personalità in pratica. E mi andava di fare un contenuto molto leggero, giusto per stare in compagnia vostra, ma soprattutto aggiornarmi. Il mio canale YouTube è sempre stato il mio angolo di relax, l'angolo della leggerezza, l'angolino in cui parlare di cose femminili, leggere, che ti portano fuori dal mondo. E mi sono ritrovata qua in compagnia del mio ordine di Look Fantastic. Aprirlo, vedere cosa c'è, avrei swatchato qualche prodotto, hanno usato qualche texture. Mi sono detta, perché non accendere in un video spontaneo e mettermi qui in compagnia delle ragazze a vedere cosa ho ordinato su Look Fantastic. Quindi rieccomi amici, come state? Spero tutto bene. Intanto lasciatemi un like per farmi capire se questa categoria di video può essere di vostro gradimento. È molto spontaneo, molto senza filtri. Voglio però partire, prima di iniziare, facendovi vedere cosa indosso nel trucco di oggi. E ho usato questa palette, mi ha lasciato a bocca aperta, è di NYX ed è la Ultimate Edit Palette nella tonalità Warm Neutral. Te la lascio qua sotto nel box informazioni e poi anche tutti gli altri prodotti dell'ordine di Look Fantastic te li lascio qua. Comunque, questa palettina è perfetta se avete tonalità calde e appartenete alla stagione autunno in armocromia, questa è perfetta. E anche l'altro prodotto che ho utilizzato è perfetto per l'autunno ed è uno dei nuovi Jack Plump di NYX, in particolare questo è nella tonalità 05 Brown of Applause, quindi questi due colori sono perfetti. E queste ciglia lunghissime invece sono merito del nuovo mascara di Puro Bio, vi lascio anche lui qua sotto. Lui è Full Love Extra Volume Mascara, lo sto testando da quando mi è arrivato a casa. Devo dire che mi ha sorpreso per quanto riguarda sia la lunghezza che dà alle ciglia, abbastanza evidente la lunghezza che dà alle ciglia, la durata è ottima, separa molto bene, le apre in modo panoramico. Non mi trovo tanto d'accordo invece sulla caratteristica promossa dal claim, ovvero extra volume mascara. Per mascara volumizzanti io intendo mascara che fanno l'effetto tante ciglia, che prendono anche le più piccole e le ispessiscono tantissimo, le diffondono così che le ciglia appaiono ricche ricche. Questo secondo me lavora tantissimo più che altro sulla lunghezza, anche a merito delle fibre di origine vegetale all'interno della formula bellissima, nero molto intenso e la lunghezza che dà è estrema, ottima anche la durata, vi dicevo. Comunque, direi di partire e vi vado a far vedere cosa ho preso nell'ordine gratuito di Look Fantastic. Voi sapete che io, collaborando con Look Fantastic, ho diritto a un ordine mensile. Tutto il resto degli ordini non mensili e non gratuiti sono un altro fatto, un altro problema mio, questo ve lo dico sempre. Mi piace Look Fantastic perché è veloce, super rifornito, trovate un sacco di skincare, makeup a prezzi davvero davvero competitivi e soprattutto mi piace anche perché ha tantissime modalità di pagamento, ma le spese di spedizione sono gratuite già dai 29 euro, quindi questo per me è un fatto importante. Molto spesso mi ritrovo infatti ad acquistare o bagnoschiumi, deodoranti, anche cosine per l'igiene quotidiana, e quindi mi affido sempre a loro per i miei ordini, perché con loro ho e avete ovviamente il codice sconto UmbrellaF, vi sconta il 25%, un sacco di brand, skincare, makeup, ma anche pettini, oggettistica, prodotti per i capelli, è tutto maiuscolo, tutto attaccato, UmbrellaF, potete usarlo sempre. Io non ci guadagno niente perché non è un codice affiliato, ma vi faccio risparmiare un sacco, quindi penso che sia una cosa stracarina. Ora però vediamo cosa ho scelto. Dove parto? Vedo già una scatola coloratissima e fissa con Sol de Janeiro, e in particolare questa che è la linea 62 di Sol de Janeiro, è la mia preferita. Piaceva tantissimo questa pochettina perché se tutto va bene, addio piacendo, come diceva il mio prof di greco-latino al liceo, fra un mesetto parto, vado in Turchia, vado a Istanbul e in Cappadocia. Ho prenotato questo viaggio, ho preso questa pochettina proprio perché mi piaceva avere intanto la pochette e avere anche queste mini taglie da portare in viaggio, e io amo questa linea, ha un profumo meraviglioso, si sente anche da qui e mi piaceva proprio anche l'idea della pochettina così. Io utilizzo un sacco queste pochettine, infatti di questa edizione ho anche la pochette rosa. Questo giro invece ho ripreso questa gialla con questi prodottini che poi fanno anche parte della mia linea preferita, che è la numero 62. Abbiamo il bagno corpo, la crema corpo e la mista, sempre in edizione viaggio, quindi
Perfetta, a questo punto direi di proseguire sempre con Sol de Janeiro, perché ho voluto prendere questa che non avevo ancora, ovvero la Key Rosa numero 71. Questa non l'ho mai usata, quindi andiamo a farlo subito in diretta. Facciamolo qua però, anche perché ho preso un altro prodotto Sol de Janeiro che voglio annusare per voi e con voi per la prima volta. Wow, sarà 71. Mi piace moltissimo, è bello, è un profumo molto intenso, sa di... Abbiamo la macadamia e si sente, e la vaniglia caramellata. Profumo molto dolce, io sento anche un retrogusto agrumato. Possibile. Secondo me questa è una fragranza molto buona, ma così a naso, a primo acchitto, mi dà l'idea di una fragranza che messa in grande quantità può risultare stucchevole e darvi quasi la nausea. Ditemi se l'avete provata, comunque... Mi piace il profumo. E ne ho preso anche un altro e sono curiosissima di annusare anche questo, ovvero quello viola. Tra l'altro su Look Fantastic, tutta Sol de Janeiro, la potete comprare in sconto applicando in carrello Umbrella F. Ve lo segnalo perché vedo che tanti acquistano da Sephora, ma Sol de Janeiro su Look Fantastic, quando trovate i prodottini disponibili, potete portarvelo a casa sempre approfittando del mio codice sconto. Questa è la novità che mi intrigava tantissimo provare, ovvero la crema corpo e la fragranza corpo e capelli, linea Key Rosa numero 59. Tra parentesi, quanto mi sta rilassando registrare questo video con voi, con questa modalità, questa voce soffusa qua sul letto, nella stanzetta, bellissimo. Allora, andiamo ad annusarla insieme per la prima volta. Tra l'altro, questa linea viola su TikTok o comunque sì, sui social ha spopolato perché è uscita una fake news che diceva che questa crema viola attirava i ragni. Il post è diventato super virale, ma sì, vi confermo che è una di quelle fake news che leggiamo sempre su internet, ecco. Però ha spopolato e ha davvero, secondo me, fatto una buona azione marketing per quanto riguarda questa linea. Comunque, annusiamo Delicia Drank Body Butter, che è rosa, numero 59. Questa è molto delicata. Elegantissima, mio Dio. Ma che sensualità! Queste creme sono ultra fondenti, lasciano la pelle, le gambe, qualsiasi posto in cui le andiate ad applicare, davvero setose. Comunque, questa viola ha un profumo meraviglioso. Quanto amo questa linea. Mi ha fatto tornare un adolescente questa linea di Sol de Janeiro. Annusiamo anche la Key Rosa, numero 59 viola. Buona, sensuale ma elegante, un perfetto equilibrio tra sensualità ed eleganza, per l'appunto. Quanto sono fissata con i prodotti Sol de Janeiro, fatemi sapere se anche voi siete così, perché a me, a parte mettono di buon umore, poi mi fanno troppo sentire a mio agio, in comfort completo. Passiamo a un altro brand del quale sono fissata e ho voluto prendere la Laneige Lip Sleepy Mask. Questa ce l'ho già e la stavo... No, non la stavo finendo, ancora ce n'è ancora, ma mi piace tantissimo e ne volevo due confezioni, una da tenere sulla postazione trucco e l'altra sul comodino. Queste di Laneige sono le miglior maschere riparatrici, restitutive, reidratanti che possiate acquistare, la categoria burro labbra, maschera labbra, burro cacao, che sono tutte categorie diverse per funzioni e utilizzi, sono tra le più testate da me e questa posso dirvi che questa marca è la migliore provata oggi, davvero, non è solo popolare perché è simpatica. Detto questo, Lip Sleepy Mask, questa è l'edizione Sweet Candy e sa di caramella, tra l'altro è rosa e offre anche un bellissimo colore rosato alle labbra. Sa di caramella, è uno sfizio. Poi ripeto, hanno davvero una proprietà riparativa sulle labbra, davvero notevole. Bastano anche 15 minuti per vedere proprio le vostre labbra reidratate dal dentro. Ha un ottimo potere idratante, emolliente. Questa è una coccola, una chicca, e ho tante edizioni di queste maschere labbra, diventano proprio una vera e propria fissa a un certo punto. Se le provate, vorreste tutti i gusti. Lei lascia anche un bellissimo retrotono, sottotono rosato sulle labbra, le fa apparire molto migliorate anche visivamente. Necessità virtù, ho preso anche una nuova Tangle Teaser, io ne ho diverse in diversi formati, ho presa rosa, ne ho diverse e le trovo comodissime, sia perché sono molto igieniche, quindi si lavano con acqua e sapone, asciugano in tempi record, è perfetto tenerle pulite, soprattutto poi ora
Io ho una piega mossa da ieri e quindi non voglio andare a rovinare questo accenno di piega, ma questa spazzola vi aiuterà tantissimo se state cercando di far ricrescere i vostri capelli. Non spezza i nodi, sia su capello bagnato, queste spazzole nascono anche da essere portate in doccia, ma soprattutto anche su capello asciutto, uso quotidiano, sono un investimento per i vostri capelli, soprattutto se siete soggetti alla formazione di nodi, vi si spezzano, sono delicatissime e passano sopra il nodo districandolo senza rovinare i capelli. Sono una garanzia, io tra l'altro acquisto Tangle Teaser da oltre 10 anni, cioè mi ricordo che non erano rivendute nemmeno in Italia. Ho preso una Real Techniques e nel video che vi ho appena caricato sul trucco low cost con prodotti da supermercato, una di voi mi ha fatto un sacco ridere, mi ha detto: Ambra, ti piace molto quella spugnetta? Buttala! Fatto! Tesoro, ti ho letta e l'ho buttata via. Aveva oltre 6 mesi e era un po' aperta, perché io poi le spugnette trucco, per una questione di igiene, le lavo a temperature altissime, metto l'acqua veramente bollente. Però effettivamente, proprio per una questione di igiene, di proliferazione batterica, dopo 6 mesi le spugnette, anche se ben lavate, ben conservate, buttatele. E ho preso questa Miracle Air Blend. Ehi, oi, guardate il ritorno, questa è diversa ancora rispetto alle spugnette classiche. Sapete che le mie preferite sono quelle di Blender, che costano molto di più delle Real Techniques. Poi ci sono anche quelle Real Techniques. Questa è nuova per me, non so quando sia uscita e non l'ho mai provata. Dovrebbe conferire al make-up un finish opaco, un finish matte, natural finish matte, e si chiama appunto Miracle Air Blend Sponge, e ti dice anche che dovrebbe dare una copertura da media a piena, medium to full coverage, e effetto opaco, quindi l'andremo a provare. Posso dirvi che la consistenza è effettivamente molto diversa rispetto alle altre tipologie di spugne. È molto più soffice, sembra quasi un, come si chiamano quegli antistress che lavorano, uno slime, ecco, non mi veniva il termine. E curiosa, voglio provarla, mi incuriosisce parecchio. Poi proseguo con l'ordine Lookfantastica. Ho voluto prendere tre prodotti appena sbarcati sul sito e mi sto riferendo al brand Youth The People, brand molto famoso, recensito benissimo dalle beauty expert e soprattutto dalle skincare expert di tutto il mondo. E qualcosa di questo brand io avevo già provato, a dire il vero. Comunque, ho voluto ordinare il Superberry Dream Cleansing Balm. Belli packaging, tra l'altro, adoro i packaging, così ti danno proprio l'idea di pack sostenibile. Pack stupendi, questo è in vetro duro, pesantissimo. Superberry Dream Cleansing Balm, andiamo a vedere. Intanto vediamo un po' di caratteristiche. Contiene acido ialuronico, una formula che dovrebbe lavorarsi molto bene sul viso. Leggo, non l'ho mai provato questo. Il profumo è buonissimo. E dalla texture sembra non troppo grasso sul viso, non troppo pesante, però lo devo provare, quindi assolutamente ora faccio un'apertura con voi, ma sono curiosissima, stasera lo andrò ad utilizzare per struccarlo. Ho preso tutto il necessario per la doppia detersione di Youth The People e anche una mist per riequilibrare, quindi primo step skincare, diciamo. E ho preso anche il Superfood Cleanser, questo mi incuriosiva perché ha, carina anche la boccettina, vetro anche in questo caso. Io queste me le riutilizzo tutte, poi bellissima, dai, guarda che estetica, che eleganza. Sono 59 millilitri. I prezzi li trovate qua sotto nell'info box. E questo è il detergente viso, che contiene anche tè verde, che ha un'ottima azione antiossidante, spinacio e vitamine. Mi ricorda, senza il nostro amato salicilico, però, quindi questo dovrebbe essere solo più lenitivo e meno completo, mi ricorda il mio amatissimo detergente di Youth Skincare. Ha più o meno gli stessi ingredienti, più o meno, Profumo molto molto buono, sembra molto delicato, e quindi questo è il detergente viso. Forse, raga, un po' scomodo da utilizzare. Sì, infatti non ha la pompetta erogatrice, quindi gli ingredienti sono tutti lenitivi, calmanti e antiossidanti, ovviamente. Proseguo con l'ultimo prodotto, sempre di Youth The People, ed è l'Adaptogen Shoot and Hydrate
Active Mist, una mist quindi rinfrescante, riequilibrante ai pentapeptidi e all'acido ialuronico, peptidi e acido ialuronico, combo della vita. Bella anche questa. No, mi piace tanto anche l'estetica di questo brand. Eccola qui. Questa. Andiamo a provarla sul. Nebulizza benissimo. Profumo delizioso, ricorda vagamente il cocco, un cocco non stucchevole. Vado a utilizzarla per reidratare la base. Una nuvola questo spruzzo, amo gli spruzzi così. Broom super rinfrescante e dal profumo molto gradevole. Contiene un complesso peptidico, acido ialuronico e anche attivi antiossidanti. Poi ho preso anche questa che è l'acqua Garnier. Io amo le acque micellari di Garnier, mi piacciono quasi tutte. Questa è molto molto dolce sull'incarnato proprio perché contiene aloe e noi abbiamo diverse edizioni. Questa e quella alla rosa sono tra le mie preferite. Spesso acquisto acque micellari proprio per rimuovere i rimasugli di mascara, andare a fare dei lavori di fino qualora la mia doppia detersione non mi abbia offerto una rimozione super completa di ogni traccia, anche minima, anche non particolarmente visibile sul vostro viso. È molto importante infatti fare bene bene una detersione approfondita nelle aree come lo spazietto fra le ciglia, eccetera, proprio per evitare problematiche come irritazione, infiammazione dell'occhio. Questa è perfetta perché risulta molto molto delicata e ha un potere struccante eccelso. Potete usarla inoltre anche sugli occhi. Detto questo, vi segnalo che Look Fantastic ha sbloccato con questo ordine tre omaggi e sono un mascara di Bobbi Brown. È lo Smokey Eye Mascara, poi abbiamo questo che ho scelto io ed è un conditioner di Redken. Sapete che io sto utilizzando diversi prodotti Redken per la mia hair care routine. Questo è molto valido ed è un conditioner post shampoo d'azione minante, anche districante, ammorbidisce i capelli. E invece con l'ordine di un prodottino di Clinique mi è stata sbloccata la matita, la Quick for Eyes Intense Stilo. Eccola qui. Questa è ottima, ce l'ho in edizione nera e loro mi hanno inviato l'edizione blu, però che non amo particolarmente, però è un blu portabile, con blu notte cupo, dal finish luminoso, quindi è uno di quei blu che è un po' al margine con me, ma non mi sta male, o meglio, non mi vedo malissimo, ecco perché poi non mi sta male il blu, sono io che non gradisco molto troppo blu sugli occhi. Comunque, questa linea di matite ce l'ho in nero e ce l'ho anche in marrone. È fantastica se lavorata a mo' di eyeliner, si sfuma benissimo. Ultimo prodottino, il nuovo, uscito qualche mese fa, il nuovo Almost Lipstick di Clinique nella colorazione 44, Pink Honey. Sapete che il Black Honey che ho, possiedo, a me non sta benissimo. Il Pink Honey invece è un'altra. È un altro paio di maniche, questo rosa appena accennato che mi piace molto. Tra l'altro, lui l'ho già provato e mi sta bene. Idrata le labbra, il giusto, dà questo colore rosato che mi fa impazzire. E amo abbinare matite marrone molto più scure. Quindi, eccomi qua con questo prodotto che adoro. E verrà subito nella mia pochette Pink Honey. Tenete d'occhio magari gli shorts qua su YouTube o su Instagram perché ve lo faccio vedere indossato, come dico io, con una matita molto più scura per creare un trend lips davvero super super femminile, super sensuale. Questa linea stilo di rossettini Clinique mi piace tantissimo. Idratano il giusto, rimangono belli fermi. Il colore è abbastanza resistente e finalmente è uscito Pink Honey perché Black Honey su di me tende troppo sul violaceo, raffredda molto i miei tratti e non è un colore che magari anche solamente a mio gusto, secondo me mi dona particolarmente. Invece questo, secondo sempre il mio gusto, mi dona un sacco. Bene amici, sono troppo contenta di aver registrato questo video con voi, mi sono rilassata tantissimo. Sono qua tra l'altro super profumata, circondata da cose belle, colorate che buttano subito fuori il buon umore. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, fatemi sapere se questa categoria di video un po' più improvvisata, ma anche chiacchierata, lunga, vi è piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate delle super cosine che ho preso, sono
troppo contenta e noi ci vediamo prestissimo. Sbirciate anche gli altri video sul canale, ma noi ci vediamo prestissimo, il mio augurio è sempre il solito. Non scordate di starmi bene. Ciao!